tutti, mi chiamo Anna Saverino e sono del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative. Vedremo in queste slide, parleremo della banca dati dell'Anagrafe ERP. Come è stato detto precedentemente, l'osservatorio nasce diciamo con la legge regionale 24 del 2001 ed è da allora, quindi è dai primi anni 2000, che viene realizzata la banca dati del patrimonio residenziale pubblico in locazione e l'anagrafe della relativa utenza. Attualmente i dati vengono aggiornati con cadenza annuale e la trasmissione dei dati viene fatta attraverso un applicativo web regionale, è fatta dalle ACER che detengono e gestiscono la quasi totalità del patrimonio pubblico destinato all'ERP. Solo una piccola quota del patrimonio ERP non è gestita dalle ACER, ma è gestita direttamente da alcuni comuni attraverso delle società di gestione, ma diciamo già da quest'estate abbiamo contattato i referenti di questi comuni e diciamo che probabilmente dalla prossima rilevazione anche il patrimonio gestito che ci sfugge in questo momento, questo poche centinaia di alloggi, entreranno nella nostra banca dati. I dati vengono raccolti ed organizzati in quattro archivi che descrivono, i primi tre archivi descrivono appunto i dati patrimoniali relativi al patrimonio edilizio, l'ultimo archivio descrive e conserva i dati dell'utenza. E questi archivi sono appunto l'archivio fabbricati, l'archivio scale e l'archivio alloggi. L'ultimo archivio è quello degli utenti. Il legame fra un archivio e l'altro è possibile, diciamo, passare da un archivio all'altro attraverso un codice unico. Codice che identifica, come dire, in maniera univoca gli oggetti che sono appunto presenti dentro i fabbricati, le scale e gli alloggi. Ciascun fabbricato avrà quindi un codice identificativo unico, così come ciascun alloggio, e i dati da cui si parte per la costruzione di questi codici identificativi sono i dati di localizzazione del patrimonio, che sono i dati principali sicuramente i più importanti di partenza della nostra banca dati. Vediamo rappresentate in questa slide delle righe che contengono appunto delle informazioni. Queste informazioni sono sostanzialmente tutto l'insieme di informazioni che descrive il patrimonio e descrive le caratteristiche degli utenti, oltre che le caratteristiche del patrimonio. Queste righe rappresentano il tracciato record della nostra banca dati, cioè le informazioni che ci vengono inviate dalle ACER. Tali informazioni, per quanto riguarda quelle di tipo localizzativo, oltre come dire, ai codici ISTAT, alla provincia comune e agli indirizzi associati, abbiamo anche informazioni di tipo catastale e quindi sezione foglie mappale di vari alloggi. Ho evidenziato, campiti a seconda appunto di una leggenda di compilazione che vediamo qua lato in basso, come dire, le righe dove sono contenute le informazioni, i dati che ci vengono trasmessi con tre diverse colorazioni. Quelle su campo verde sono le informazioni popolate praticamente al 100% nella nostra banca dati, quindi con un ottimo grado di compilazione. Avremo, lo vedremo più avanti, delle informazioni che invece presentano un grado di compilazione che possiamo definire discreto o incompleto, nel senso che sono informazioni o compilate al 70% per quanto riguarda quelle, diciamo, categorizzate più con il termine discreto, oppure incomplete perché disomogenee. Siamo partiti dalle informazioni di localizzazione unite alle informazioni residenti nei quattro archivi e possiamo vedere un esempio di come potrebbero essere rappresentati i dati. Abbiamo utilizzato in questi giorni un applicativo che ci consente attraverso, ci ha consentito grazie all'aiuto del servizio ICT regionale di poter fare insomma delle interrogazioni su dei cruscotti e di rappresentare appunto, lo vediamo in questa slide, i fabbricati suddivisi per provincia, fabbricati regionali destinati appunto alla locazione all'ERP, alla locazione pubblica, suddivisi per provincia, analogamente la loro localizzazione su mappa e estrapolare applicando un filtro quelli che sono solo gli alloggi ERP e solo i relativi utenti ERP. Interrogando, lo vediamo nelle slide che seguono, ad esempio il grafico di istogrammi, selezionando la provincia si aggiorna la mappa e analogamente si aggiornano i cruscotti relativi ad alloggi utenti. Idem il viceversa dal comune, dalla selezione del comune, abbiamo di nuovo l'aggiornamento di tutti e tre i cruscotti.
questa, come dire, modalità di rappresentazione può associarsi a tutti i dati in realtà che abbiamo nella nostra banca dati. Abbiamo un po' appena cominciato ad esplorare questa cosa. Altri dati che abbiamo nella nostra banca dati sono quelli relativi appunto, diciamo, lo zoccolo duro dei dati che sono presenti sono quelli relativi agli alloggi. Gli alloggi, abbiamo tutta una serie di caratteristiche di proprietà legate all'alloggio, che sono quelle appunto sulla superficie, sulle stanze, sulla presenza dei vani accessori, dati importanti perché ci ritornano anche utili per il come parametri per il calcolo dei canoni. Fondamentali i dati che vediamo nel box centrale, che sono stati quelli utilizzati nei programmi che citava prima la vicepresidente, vale a dire il programma pluriennale per la manutenzione degli edifici ACER. Ad esempio, appunto, il dato sullo stato di occupazione degli alloggi, quindi liberi occupati, ma anche dato che ci restituisce le motivazioni del fatto per cui l'alloggio non è occupato, quindi se è inserito in un piano di vendita, piuttosto che se è in manutenzione, piuttosto che se è in attesa di ricevere finanziamenti per eventuali programmi di manutenzione. Altrettanto importanti sono i dati che ci dicono durante il corso d'anno quelli che sono le nuove assegnazioni e i motivi delle nuove assegnazioni, cioè se si tratta ad esempio di assegnazioni nuove completamente oppure se si tratta di cambi alloggio. Questi dati, come vediamo, hanno sempre un grado di compilazione molto elevato e quindi sono qualitativamente molto buoni. Anche importanti i dati ovviamente sui canoni e sugli ISEE. E fanno il paio con i dati come dire, degli alloggi, tutta la parte anagrafica sugli utenti. Anche qui abbiamo tutti i dati che ci danno come dire, informazioni sulla data di nascita, quindi sull'età, sulla cittadinanza e su altre informazioni legate appunto agli utenti presenti all'interno dell'alloggio. Informazioni di reddito, quindi redditi complessivi, patrimonio immobiliare, altre informazioni che ritornano e ci possono ritornare utili come informazioni legate appunto a valutazioni sempre per il calcolo dei canoni, eccetera. Andando avanti, un pacchetto, diciamo, di dati che sono accessori rispetto a quelli che abbiamo visto adesso, ma che descrivono lo stato del patrimonio, sono i dati relativi alle caratteristiche e allo stato di manutenzione. Anche questi sono dati molto antichi, li abbiamo fin dall'inizio nella nostra banca dati, hanno uno stato di compilazione molto buono e ci restituiscono quello che può essere la struttura del fabbricato, piuttosto che l'anno di costruzione o altre informazioni relative alla conservazione del fabbricato, degli accessi e delle scale. Entriamo invece in una parte di dati che manifestano uno stato di compilazione meno, come dire, preciso, meno completo. Una parte di queste informazioni, quelle sugli alloggi e sui millesimi, sono abbastanza compilate, tutta una parte di informazioni invece più di dettaglio sui vari. Le varie differenziazioni fra i millesimi gestiti da ACER ed altri tipi di millesimi relativi ad esempio alle unità non solo residenziali ma anche quelle non residenziali risultano invece più scarsamente compilate o comunque disomogenee. Infine le ultime parti raccogliamo delle informazioni, abbiamo cercato di raccogliere delle informazioni relative a una descrizione qualitativa del patrimonio, vale a dire ai temi, ci rivolgiamo in particolare ai temi dell'accessibilità, della sismica e poi vedremo dopo dell'energia. In questo caso come si dice, il tema dell'accessibilità è parzialmente coperto, nel senso che abbiamo l'informazione se abbiamo o meno la scala con un ascensore, eccetera, il numero di piano, ma non abbiamo sufficienti informazioni invece relativamente come si dice, all'accesso del fabbricato rispetto a una valutazione rispetto alle barriere architettoniche, piuttosto che all'accessibilità dell'ascensore per quanto riguarda sempre le barriere architettoniche o al fatto se l'alloggio è a norma o meno per disabili. Idem, informazioni dal punto di vista sismico, se sono stati mai fatti o meno interventi di miglioramento sismico. Queste informazioni
informazioni sono incomplete oppure disomogenee rispetto tra le varie province, cioè non fornite in maniera omogenea da tutte le province. Anche il capitolo dell'energia, anche in questo caso, abbiamo delle informazioni un po' disomogenee, quindi in alcuni casi conosciamo bene il sistema di riscaldamento e i tipi di energia utilizzati, abbiamo non completamente le informazioni sulla classificazione energetica dell'alloggio, ci mancano le informazioni legate invece a tutti gli eventuali interventi fatti di miglioramento, sull'involucro edilizio, sul fabbricato, sugli impianti, eccetera. Analogamente anche le informazioni relative alla presenza o meno delle certificazioni degli impianti, anche in questo caso, sono informazioni che sono parzialmente complete all'interno della nostra banca dati, oppure sono disomogenee fra una provincia e l'altra. L'ultima cosa, abbiamo cercato di censire le informazioni, cioè di legare i programmi di finanziamento agli interventi effettivamente realizzati sui fabbricati e sugli alloggi, chiedendo questa informazione, anche in questo caso il grado di compilazione non è completo. Le conclusioni e le proposte per di lavoro per l'aggiornamento del tracciato sono ovviamente il migliorare l'omogeneità e la qualità, quindi dei dati che carichiamo, abbiamo visto appunto soprattutto nell'ultima parte, cercare di aggiornare i campi rilevati alla luce anche della riforma dell'ERP e quindi della DAL 154, che prevedeva una serie di parametri come attributi dell'alloggio per il calcolo del canone oggettivo. In questo caso abbiamo visto che una gran parte di questi parametri sono già contenuti nel nostro database, vanno completati e sicuramente razionalizzati. Infine, si possono cancellare sicuramente alcuni campi superflui del database, ma soprattutto quello che abbiamo visto di dati relativi all'ultima parte, va completata la parte dei dati relativi ai dati energetici e questo si potrebbe fare interfacciandosi direttamente anche col sistema SACE, cioè il sistema regionale, la banca dati regionale che raccoglie i dati sui certificati energetici. E si deve anche assolutamente migliorare i dati relativi all'accessibilità e alla fruibilità degli alloggi. Nuove cose che possono essere introdotte, appunto come nuovi contenuti della banca dati, sono, come dire, cercare di realizzare una raccolta in forma automatizzata interfacciandosi direttamente dai gestionali dell'ACER. Dati di interesse potrebbero essere quelli, per esempio, delle certificazioni che sicuramente sono residenti nei gestionali ACER e che potrebbero, come dire, essere direttamente trasmessi a noi, o altri dati su interventi effettuati, interventi di manutenzione. Bisogna quindi migliorare anche l'interoperabilità dei dati, verificando ad esempio la possibilità di creare una piattaforma per cercare di condividere i dati che possono essere di maggiore interesse. Ovviamente anche bisogna anche sicuramente riuscire a risolvere il fatto di, come dire, di correlare i soldi spesi, i soldi spesi come contributi pubblici sugli alloggi e sui fabbricati rispetto ad interventi di manutenzione e di recupero, quindi avere ritorno nella nostra banca dati di questo dato, di questo indicatore. Infine, è sicuramente importante riuscire a creare dei cruscotti riassuntivi fondati su degli indicatori sintetici, ad esempio quelli che abbiamo visto prima, che definiscono il rapporto tra liberi occupati o indicatori di costo, per poter riuscire a monitorare anche dati di efficienza, efficacia, economicità. Ho terminato.